Oggi completiamo la parte relativa alle regole di derivazione. Abbiamo visto l'altra volta, se non sbaglio, le proprietà generali su come opera la derivazione riguardo alle funzioni. La derivata della somma è la somma delle derivate. La derivata della differenza analogamente è la differenza delle derivate, la derivata del multiplo della funzione è il multiplo della derivata. Quando un'operazione su funzioni ha queste proprietà, cioè la somma, l'effetto sulla somma è la somma degli effetti su ogni addendo e l'effetto su un multiplo è il multiplo dell'effetto sulla funzione, si dice che quello è un operatore lineare. Cioè, se lo applico più volte, ho tanti effetti sommati semplicemente l'uno a tutti gli altri. Queste prime due proprietà consentono di dire che la derivazione è un'operazione lineare, meglio un operatore lineare. Ok? Prego? Ma la somma e la differenza non sono le uniche operazioni, possiamo anche moltiplicare le funzioni. E qui c'è la prima sorpresa. Diversamente da quanto succedeva per i limiti, dove il limite del prodotto è il prodotto dei limiti, non lo stesso vale per la derivata. Fate attenzione perché questo è spesso sorgente di errore. La derivata del prodotto di due funzioni si comporta in questo modo. È la somma di due termini. Le derivate, le funzioni e i fattori vengono derivate a turno, prima una poi l'altra. La derivata del prodotto è uguale alla derivata della prima funzione per la seconda così com'è, cioè non derivata, più la prima funzione per la derivata della seconda. I due fattori, le due funzioni non vengono derivati insieme, vengono derivati, ripeto, a turno. Derivata della prima per la funzione seconda più la prima funzione per la derivata della seconda. Questa è una grossa differenza rispetto a quanto visto per i limiti. Perché è vero che la derivata è un limite, ma è un limite speciale, è il limite di un rapporto. Questo crea alcune differenze. Esempio, si può dire di dover derivare la funzione x per sen x. Questo è il prodotto di due funzioni elementari che abbiamo già visto. La prima, la f, posso pensarla come x, e g è sen x. Okay? Rispetto alla regola che abbiamo visto prima, la prima funzione era x, la seconda è sen x. Quindi avrò la derivata di x più sen x, più x per la derivata di sen x. Le derivo a turno. Derivata della prima per la seconda, così com'è, non derivata, più la prima funzione per la derivata della seconda. La derivata di x è 1, la derivata di sen x è cosen x, quindi la derivata complessiva sarà sen x per 1, quindi sen x più x volte cosen x. Tutto chiaro? Il rapporto. Certo. Questo dovreste averlo già con le altre, cioè faceva parte dello stesso file di appunti. Questo per quanto riguarda il prodotto. Se invece ho un rapporto di funzioni, f di x diviso g di x, la cosa è leggermente più complicata. Il denominatore della derivata è il quadrato della funzione derivanda a denominatore. Quindi qui
ho una frazione del denominatore, non so se si vedete il 2 in alto a destra, questo è il quadrato di g di x. Il numeratore si comporta nello stesso modo che della funzione prodotto, ma il segno in mezzo è un meno, non un più. Cioè ho la derivata della prima funzione per la seconda meno la derivata al numeratore per la derivata del denominatore. Vediamo subito un esempio. Questo mi posso andare avanti. Attenzione qui. F gioca il ruolo di numeratore, G gioca il ruolo di denominatore. Non ho voluto mettere N e D perché D si confonde con differenziale che useremo tra poco. Speriamo di avere una funzione razionale fatta, come ne abbiamo studiato fino adesso tante. Qui il mio numeratore è x più 1, il denominatore è 2x meno 3. Quindi rispetto alla regola di prima, f di x è x più 1, il denominatore g di x è 2x meno 3. D'accordo? La derivata del numeratore è 1, la derivata del denominatore è 2. La derivata del rapporto è il denominatore, la funzione del denominatore al quadrato, senza essere derivato. Cioè quello che c'è scritto qui, lo elevo alla seconda. Il numeratore è la derivata della f, quindi la derivata del numeratore, per il denominatore, meno il numeratore per la derivata del denominatore. Da questo termine ottengo 1, da questo ottengo 2. Scrivete, poi andiamo avanti. Sostituisco alle due derivate il loro valore e ottengo la derivata di x più 1 che è 1, la derivata di 2x meno 3 che è 2, quindi ho 1 per 2x meno 3 meno x più 1 per 2 fratto 2x meno 3 alla seconda. Faccio il prodotto, 2x meno 3 meno 2x meno 2, i 2x si semplificano, rimane meno 5, quindi la derivata complessiva è meno 5 fratto 2x meno 3 alla seconda. Tutto chiaro? Vediamo se c'è un altro esempio. No. Prima di passare a questo, facciamo questo in qualche esercizio. Utilizziamo le regole di derivazione del prodotto e del rapporto. Supponiamo di avere questa funzione x è uguale a
X alla seconda per n alla x. La funzione quadrato per la funzione esponenziale. Allora qui ho il prodotto di due funzioni, queste posso pensarla come f di x per g di x, dove f di x è x alla seconda, g di x è e alla x. La derivata della prima, f' di x, cioè la derivata di x alla seconda, mi dà, quant'è la derivata di x alla seconda? 2x. G', cioè la derivata di e alla x, è quella più facile di tutte, e alla x. Quindi la derivata del prodotto è la derivata della prima per la seconda così com'è, più la derivata della prima così com'è per la derivata della seconda. Lo riscrivo. La derivata di f di x per g di x vale la derivata di f di x per g di x più f di x per la derivata di g. Nel nostro caso abbiamo la derivata di x alla seconda per e alla x, quindi abbiamo la derivata di x alla seconda che è 2x per e alla x più la prima funzione non derivata x alla seconda per la derivata della seconda che è la funzione x. Quindi posso fattorizzarla per esempio in questo modo, se mi serve fattorizzarla più avanti ci servirà molto. Ok? Un altro esempio, mi posso andare avanti, questo in realtà l'abbiamo già visto, supponete di avere la radice di x alla terza, questa sì posso pensarla come il dominio di x maggiore o uguale a terza. Posso pensarla come x alla 3 mezzi, d'accordo? Nessun problema. Però posso anche scriverla come x alla terza, come x alla seconda per x. E porto fuori un x alla seconda che mi rimane x per radice di x. X radice cubo, radice quadrata di x al cubo, nel dominio della funzione posso pensarla come x per radice di x. Questo è un prodotto di funzioni. Se faccio la derivata della y, cioè la derivata di radice di x alla terza, cioè la derivata di x per radice di x, la derivo come fosse un prodotto di funzioni, quindi la derivata della prima che è 1 per radice di x più la prima per la derivata della seconda, che è 1 fratto 2 radice di x. La prima la lascio radice di x, la seconda x fratto radice di x quanto fa? Radice di x, quindi ho più un mezzo radice di x. Una banana più mezza banana, 3 mezze banane, che è esattamente lo stesso che se derivasse questo. Okay.
vediamo qualcosa sul rapporto. Quindi la derivata del rapporto vale il quadrato del denominatore, il numeratore derivato per il denominatore così com'è, meno il numeratore per la derivata del denominatore. Scrive il primo, scrive la di davanti è uguale. Quindi, dico mi sta, devo cambiare pagina. Qui ho f' che è 1 per g che è x alla seconda meno 4 meno f che è x meno 3 per g' che è 2x fratto x alla seconda meno 4 tutto alla seconda. Questa è una g. Questa è una g. Ok? Cambio pagina. No, se non prima c'è la derivata di non mi ricordo più, c'è meno 3 fratto x alla seconda meno 4 mi dà il denominatore è x alla seconda meno 4 al quadrato, la derivata del numeratore che è 1 per il denominatore meno il numeratore x meno 3 per la derivata del denominatore che è 2x. Se si può semplificare qualcosa. X alla seconda meno x alla seconda fa meno x alla seconda più 6x meno 4. Ok. Questo si può fattorizzare ma non ci serve perché non si semplifica niente così. Domande?
x uguale a x alla quarta per 3x più 2. Quindi posso giocare due carte diverse. Posso fare il prodotto, togli la parentesi, e usare la regola di notazione della somma, che è più facile, che io posso fare, oppure tenerla così com'è e usare la regola di derivazione del prodotto. Vediamo entrambe le strade. Si ripete come 3x alla quinta più 2x alla quarta. E la derivata di questa, la derivata di 3x alla quinta più 2 alla quarta vale la derivata del primo monomio più la derivata del secondo. Qui ho 3 per 5, 15, x alla quarta, 2 per 4 più 8, x alla terza. La derivata invece di x alla quinta è 4x alla quarta, la derivata di 5x alla quarta, poi moltiplicato per 3 fa 15. La derivata di x alla quarta è 4x alla terza, 4 per 2 fa 8. Oppure uso la regola del prodotto. La derivata di x alla quarta per 3x più 2 è data da la derivata della prima per la seconda, quindi 4x alla terza per 3x più 2 più la prima così com'è per la derivata della seconda che è 3. Vediamo se riesco a scrivere sotto senza cambiare pagina. 4 per 3 12, x alla terza per x alla quarta più 2 per 4 8x alla terza più 4x alla quarta. 12 e 4, no, dov'era? 12 e 3, scusate, ho scambiato un 4 con un 3. 12 e 3, 15x alla quarta più 8x alla terza. È identica. Chiara? Proviamo un'altra. X fratto x alla seconda meno 1. Diverso da più o meno 1, uso la regola di derivazione del rapporto. Non posso fare altro. E la derivata mi dà il quadrato del denominatore, quindi x alla seconda meno 1 tutto alla seconda. Nel numeratore ho la derivata del numeratore che è 1 per il denominatore così com'è meno il numeratore così com'è per la derivata del denominatore che è 2x. Tolgo le parentesi. Metto un meno davanti, x alla seconda più 1 fratto x alla seconda meno 1. Attenzione a questo meno davanti.
per darvi un'idea di come mai la regola di relazione del rapporto è fatta così. È tutto chiaro fin qua? Posso cambiare pagina? Vi posso dire questa. La derivata del rapporto è FD fratto G. Potete pensarla come la derivata di il numeratore F di X per il denominatore G di X alla meno 1, come se fosse elevato alla meno 1, e applicare a questa derivata del rapporto, del prodotto, pardon. Quindi abbiamo la derivata della prima, f di x, f primo di x per g alla meno 1 di x. Questo meno 1 non significa funzione inversa, significa proprio elevato alla meno 1, più f di x per la derivata di questa espressione che è meno 1 per non abbiamo fatto la derivata delle potenze. Niente, dimenticate di questo, lo faremo tra un poco, in sospeso. Ho scoperto questo trucco per considerare questo tema. Non si finisce mai di imparare. Lo vediamo tra un attimo. Supponiamo invece, dov'è fare questo esempio? Vale due volte f di x per
f'. La funzione così com'è per la derivata della base. In realtà questo si può generalizzare a un qualunque esponente. Se ho f di x elevato all'alfa, un alfa quello che volete voi, allora la derivata della potenza di una funzione vale alfa, la funzione elevata alla alfa meno 1 per f' di x, la derivata della base. Che è, se non sbaglio, scritto meglio nell'esempio successivo. Se ho la potenza di f di x all'alfa, la sua derivata è l'esponente per la funzione elevata ad alfa meno 1 per la derivata della base, cioè ciò che c'è dentro la potenza. F di x la base 2x meno 1, l'esponente è 2, la sua derivata è 2 volte x meno 1 alla 2 meno 1 che fa 1 per la derivata di 2x meno 1 che è 2, totale 8x meno 4. La regola per usare per esempio le radici, posso pensare come esponente un mezzo, mentre nel quadrato posso anche evitare di ricordarmi questa regola semplicemente sviluppando il quadrato. Se ho una funzione sotto radice non ho altro modo di farlo, posso pensarla come un x meno 1 alla un mezzo, quindi l'esponente è un mezzo alfa, un mezzo, per la base alla un mezzo meno 1, per la derivata della base, che è 2x. Totale 1 fratto la radice di 2x meno 1. In quanto data la funzione f di x trova la retta tangente in un determinato punto, posto che sia derivabile. La retta tangente era un'equazione di questo tipo, cioè vale mx più q. La m della tangente è la derivata prima calcolata nel punto dove voglio la tangente. Quindi calcolo la derivata, questa mi dà la m, per trovare q impongo che la funzione passi per p e ho l'equazione della tangente. Esempio,
Questo ne avevamo fatto una volta scorsa, mi pare, non so di nuovo. Se ho la funzione cubica x alla terza meno x alla seconda più 1, poi la tangente in x più 0 uguale a 2, calcolo prima di tutto l'ordinata in 2, viene 8 meno 2 per 4 più 1, che fa 1. Quindi la funzione passa per il punto di ascissa 2 ordinata 1. La derivata, questo è un polinomio o comunque continua derivabile, vale 3x alla seconda meno 4x. Calcolo l'errore della derivata se x vale 2 e ottengo 4, quindi la m della tangente è 4, e poi trovo q semplicemente utilizzando il fatto che passa per il punto 2, 1, quindi y0 vale 1, la tangente a cosciente angolare è 4 e l'ascissa del punto di tangenza è 2, quindi 1 meno 8 meno 7. L'equazione della tangente è m, che è 4, più q, che è meno 7, mx più q, che è meno 7. Dovrebbe esserci anche il grafico, se ho visto bene. Questa è la funzione, punto di ascissa 2, la retta x uguale a 4x meno 7. Ok? Provate questo. Data la funzione f di x uguale x alla terza meno x alla seconda più 1, vedi se in questa funzione ha qualche punto dove la tangente è orizzontale. Se la tangente è orizzontale, la m della tangente vale, le rette orizzontali hanno quale m? 0. Quindi questa funzione ha tangente orizzontale nei punti dove la sua derivata è nulla. Quindi calcolo la derivata, la metto uguale a 0 e risolvo l'equazione. Le x che trovo sono le ascisse dei punti dove la funzione ha derivata nulla, cioè tangente orizzontale. La derivata è 3 alla seconda meno 6, la metto uguale a 0 e trovo i punti 0 e 2. Andiamo a vedere il grafico. Non c'è. C'è. Questa è la funzione, i punti di ascissa 0 e di ascissa 2 hanno tangente orizzontale. Tra un po' vedremo che non è il caso che siano il massimo e il minimo relativo.